La più cordiale buonasera dal Marconi, dove il Real Podegora torna a giocare sul campo amico. Undicesima giornata del campionato regionale di Serie C2 tra Real Podegora e Fortitudo Terracina. Il direttore di gara si tratta di D'Ortenzio di Roma 2, parte proprio in questo istante il confronto. Preferisce un po' pensarci prima di servire ancora lo scambio con Simeone, il tiro e la rete! E la splendida azione corale conquistata ancora dal giocatore in maglia numero 6, ancora Davide Simeone, la soluzione, c'è la rete, il raddoppio, prova il tiro ribattuto da Vestoso, ancora Cristofoli, c'è la rete, Cristofoli spalla la porta, prova a girarsi, il tiro di pinna, il piattone, alza sopra la traversa Iacovacci, Baroni prova a girarsi, pallone, la possibilità sotto rete, non va a buon fine il tap-in. Ciarla subito in avanti per Duva, il tiro, la rete. Giocatori in difesa per il Real Podegora, Simeoni, il tiro dalla distanza di Vestoso ed è il gol. Ancora Ciuffa, adesso interviene anche Bagoli, deve saltare, deve andare all'uno contro uno, non ci riesce Mameli. Simeoni all'indietro, Vestoso, il tiro e la rete ancora di Giovanni Vestoso. Pacoli subito in avanti, prova a girarsi, rizzato, Duva lascia per Bagoli, non sa che cosa fare, prova adesso all'uno contro uno, fa tutto da solo con il gioco prezioso, si è intestardito e ci è riuscito. Ciuffa, il calcio d'angolo all'indietro per Bagoli, e arriva adesso il tiro da parte di Cristofoli, tiro alla rete, il gol di Ciuffa, scivola sul pallone, lo va a riconquistare Campoli, la finta con il corpo, Baroni, la palla messa in mezzo, Simeoni, il palo a dirgli di no, Simeoni, Piovesan, Cristofoli, se ne incarica lo stesso Cristofoli, con la palla messa in mezzo, arriva Piovesan a mettere il sigillo anche lui in questa partita. In mezzo a tre, Pellino scarica sul secondo palo, nulla da fare. Cristofoli volge l'azione, Iacovacci adesso non proprio eccellente con Cristofoli in avanti per Piovesan, arriva Mameli solo davanti la porta completamente sguarnita. Mameli, diagonale per Cristofoli, preziosismo e poker personale. Adesso è Bagoli, ritocca con il corpo. Campoli, pallone soffiato da Mozzato, fa tutto da solo, il tiro, c'è il palo soltanto a dirgli di no. Stoppa il pallone Morgera, prova a tirare, pallone ribattuto, arriva adesso Rizza, Mozzato, e c'è il gol dal dischetto. Parte il fischio, parte anche Campoli e c'è il gol. Campoli ancora, lo stesso angolo e la doppietta personale. Campoli, il tiro sopra la traversa, suona il pallone, se lo porta in avanti, in mezzo per Ciuffa, Iacovacci dal fondo, non c'è più tempo, le squadre vanno negli spogliatoi in maniera definitiva perché finisce il confronto. Il Real Podegora batte Fortitudo Terracina 11-6.